Ciao amici, benvenuti o bentornati sul canale. In questo video vi voglio parlare di manicure combinata e di come eseguirla al meglio quando ci troviamo a lavorare con cuticole sottili e pelle molto sensibile e delicata. Questa cliente che vedete infatti ha delle cuticole del genere e per me è sempre stata un'impresa ottenere un giro cuticole perfetto. Ultimamente ho avuto la possibilità di provare diverse punte fresa e finalmente ne ho selezionate alcune che per me sono validissime per effettuare una manicure combinata perfetta e senza sanguinamenti anche per le clienti con la pelle più sensibile e sottile. E questo che vedete è il risultato che ho ottenuto dopo aver modificato e ampliato la mia tecnica usando delle punte fresa differenti da quelle che in genere siete abituati a vedermi usare e rivoluzionando il mio metodo, e vi farò vedere tutti i miei segreti in questo video. Recentemente ho avuto l'opportunità di ricevere e testare questo kit bellissimo e completissimo di punte fresa che l'azienda Kiki Nails mi ha gentilmente omaggiato. In generale ho fatto molta fatica a trovare un sito web dove potessi trovare una selezione completa di punte fresa che rispondessero alle mie esigenze. Finalmente ho trovato un negozio online molto fornito che offre punte diamantate e anche non diamantate di alta qualità, oltre a rivendere marchi molto noti come Aglia e Silcare. Quindi se avete voglia andate a farvi un giro nel sito, io vi lascerò tutte le informazioni giù nell'info box. Clizia, che è la titolare di Kiki Nails, ha anche voluto lasciarci un codice sconto del 10% che possiamo usare su tutto il sito. Mi raccomando, controllate giù nell'info box per tutti i dettagli. Ma cominciamo a parlare delle punte fresa che troverete in questo kit. Troverete da sinistra verso destra una punta candela, punta d'ago, punta cilindro e punta pesciolino con una fascia di abrasività blu, cioè media abrasività. Preferenza su quale punta usare in diverse occasioni è del tutto personale, però trovo che la punta candela abbastanza sottile sia molto utile ogni qualvolta dobbiamo definire bene i valli laterali, di eliminare quelle fastidiose pellicine che rendono difficoltosa la stesura del colore. Punta d'ago è una punta molto versatile e c'è utile nel caso in cui vogliamo opacizzare l'intera unghia o solo la zona della ricrescita. La punta cilindro invece è utilissima nel caso in cui vogliamo lavorare cuticole che sono molto attaccate alla lamina dell'unghia, poiché il bordo, non essendo arrotondato, le alza e le stacca con facilità dalla lamina ungueale. Infine la punta pesciolino, vista la sua dimensione molto piccola, può essere usata in lavori di precisione in combinazione con una punta ad ago, per esempio, qualora stessimo lavorando con cuticole molto spesse e dure. Nel kit potrete inoltre trovare due punte sfera, una di fascia blu e l'altra di fascia verde, rispettivamente di medio e medio alta abrasività. Queste punte servono a levigare il giro cuticole dopo il taglio con le forbicine, nel caso di pelli sensibili, mentre se lavoriamo con cuticole normali o spesse possiamo usare la punta sfera direttamente per polverizzare tutte le cuticole sollevate. In questo video vedrete che ho usato la punta sfera blu con la prima tecnica, mentre su di me ho direttamente polverizzato le cuticole con la punta sfera, e devo dire che questo ha rivoluzionato il mio modo di lavorare. Nel kit troverete anche due punte in pietra pomice di diverse dimensioni, e queste punte sono molto più delicate rispetto alle punte diamantate, hanno una funzione quasi esfoliante, cioè un effetto scrub sulle unghie. Possono essere usate per opacizzare l'unghia se non abbiamo familiarità con le punte diamantate, ma non possono essere usate per la lavorazione e la rifinitura delle cuticole, ma solo sulla lamina dell'unghia. Infine qui vediamo le ultime due punte che sono contenute nel kit. Una è una punta spazzolina che serve per rimuovere la polvere alla fine della dry manicure, che sappiamo è uno step necessario per garantire la tenuta dei nostri prodotti, mentre la punta in silicone può essere usata dopo la punta sfera per levigare ulteriormente la pelle e le pellicine, come ho fatto in questo video, oppure può essere usata in combinazione con l'olio cuticole alla fine del servizio, e vi lascio qui in alto il video dove dimostro questa tecnica. Un'altra punta che non è contenuta nel kit ma io trovo molto utile è questa punta candela di fascia rossa, che ha un'abrasività minore rispetto alle punte che vi ho fatto vedere ed è quindi perfetta in caso di pelli sensibili e molto sottili.
Io vi ricordo che queste punte sono vendibili anche singolarmente e non hanno niente a che vedere con le punte diamantate che trovate nei negozi asiatici come AliExpress, che hanno una qualità molto inferiore. Ma cominciamo adesso la dimostrazione su come usare queste punte fresa. E ho voluto montare il mio video in tempo reale, quindi facendovi vedere lentamente tutti i passaggi. Fatemi sapere se vi piace di più questa modalità o se invece preferite i video accelerati. Sto cominciando il mio servizio con la rimozione del lavoro precedente. Per farlo uso una punta ad alta abrasività come questa, massimo dei giri, esercitando solo una leggerissima pressione. È importante che i movimenti siano continui e lunghi in modo da non formare solchi. Mi raccomando, non toccate mai la lamina dell'unghia con una punta del genere perché è troppo aggressiva. Procedo poi ad accorciare il bordo libero, inclinando il manipolo e la punta in maniera verticale. Non è necessario rimuovere il 100% del lavoro precedente, ci interessa solamente rimuovere il colore ed eventuali sollevamenti che qui non ci sono. Procedo adesso a spingere indietro le cuticole in maniera molto delicata, usando questo spingicuticole, ed è molto importante non fare troppa pressione. Vedete già che con dei leggeri movimenti è possibile staccare le cuticole della lamina dell'unghia, e questo faciliterà notevolmente la lavorazione delle cuticole durante la manicure combinata. Uso adesso la punta a candela diamantata di fascia rossa ad una velocità di circa 15.000 giri. Imposto il senso di rotazione in verso orario e lavoro le cuticole dal centro verso sinistra. Il mio obiettivo in questo caso è di staccare le cuticole dalla lamina dell'unghia e pulire molto bene i valli laterali. Faccio questo su tutte e 10 le dita. Ed è molto importante spazzolare spesso la zona di lavoro al fine di non intasare la punta ed avere una visuale chiarissima sullo stato della cuticola e della pelle. Adesso invece arriva la parte divertente ed innovativa. Giro il senso di rotazione della fresa, sollevo le cuticole dal centro verso destra, tenendo la punta parallela al letto dell'unghia come abbiamo fatto prima, e successivamente cambio l'inclinazione della punta, che adesso è circa 120 gradi rispetto alla lamina dell'unghia. Vedete che come per magia le cuticole più interne si sollevano e quasi si srotolano dall'interno verso l'esterno. Questo ci permetterà di ottenere una pulizia perfetta delle cuticole. Procedo adesso al taglio delle cuticole con questa forbicina. Io ho scelto di usare questa tecnica perché la rimozione delle cuticole polverizzandole con la punta sfera può essere fatta solo su cuticole normali o dure. Per le cuticole sensibili vi raccomando di usare sempre questa tecnica. È consigliabile tagliare le cuticole in un solo movimento. Vedete che il giro cuticole è perfetto e per niente arrossato. Procediamo adesso usando la punta sfera di fascia blu, e con questa punta levighiamo ulteriormente il giro cuticole, e la dimensione di questa punta sfera ci permette di creare un bordino che faciliterà e perfezionerà la stesura del colore o del prodotto. Come ulteriore step ho deciso di levigare la pelle e le pellicine secche che stavano attorno all'unghia con la punta di silicone. Alternativamente questa poteva essere usata alla fine del servizio in combinazione con l'olio cuticole.
Ed ecco qui il risultato finale della manicure combinata. Io sono molto soddisfatta del risultato, anche perché questa cliente aveva dei problemi di sanguinamenti che questa volta non si sono presentati, e questo significa che questa tecnica è molto molto valida anche per le pelli sensibili e sottili. Dopo aver effettuato la manicure combinata, ho continuato con l'applicazione del costruttore del colore e ho usato tutti i prodotti della marca Aglia. E mi raccomando, se siete interessati a vedere la seconda parte del video, lasciatemi un commento con l'emoji della telecamera e vedrete che sarete accontentate. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!